Sarò breve? Forse. Quando mi avete chiesto di condividere con voi un pensiero dalle Sacre Scritture, mi sono chiesta quale contributo come donna potessi dare a un uditorio del genere. Venite con me in Apocalisse 22:17, l'ultima pagina della Bibbia. Solo la prima parte del versetto. Lo spirito e la sposa dicono vieni. Molto spesso dimentichiamo che la Chiesa ha anche una componente femminile, è chiamata sposa, la sposa di Cristo. Siamo sposa in attesa, scusate che sono un po', delle nozze con il nostro marito. Alcuni di voi sono stati al mio matrimonio. Giorgio non c'è, ma si ricorderà alcune cose che sono successe quella mattina. Mi sono svegliata di buon'ora. Sono andata e mi sono fatta aggiustare i capelli, il trucco, il vestito. Ho cercato di prepararmi al meglio, buone fotografie. A un certo punto mi sono resa conto che dovevamo partire perché il posto dove dovevamo andare era a oltre mezz'ora di distanza. Quando mi giro e mi rendo conto che l'unica persona pronta ero io. Allora qui ho fatto la figuraccia davanti a Giorgio, perché immaginate questa sposina di bianco, tutta delicata, che a un certo punto urla: allora, chi vuole venire venga, io vado e voi arrangiatevi. Poi eventualmente ci si è tutti mossi, siamo arrivati lì sul posto in anticipo. E ci siamo dovuti nascondere per diversi minuti nell'attesa che gli altri fossero pronti per il nostro arrivo. Perché io non vedevo l'ora di incontrare il mio sposo. Chiesa, sposa, non vedi l'ora di incontrare il tuo sposo? Mi è capitato nella mia esperienza di incontrare diverse categorie di persone. Sapete che sono una missionaria, ho incontrato veramente tanta gente. E la prima categoria, in base al ritorno di Cristo, stiamo parlando di questo tema, sono quei credenti che hanno un addio annubilato infinito. Sono persone alle quali quando dici Gesù ritorna, ti rispondono speriamo non subito. E mi è successo. Ho incontrato almeno due ragazze in tempi diversi che hanno detto speriamo non prima del mio matrimonio. Una persona ha detto, veramente la vita che sto vivendo mi piace, speriamo ritardi un po'. Quasi come se l'arrivo del Signore fosse la fine della nostra festa di addio annubilato. Poi ci sono le persone che non vedono l'ora di sposarsi per andare via di casa. Sono quelle persone alle quali dici Gesù ritorna e loro ti rispondono speriamo subito perché con il muto non ce la faccio più. Sono quelle persone che non è che vedono il ritorno di Cristo in quanto un momento di gioia per poterlo incontrare, ma semplicemente una liberazione dalla triste condizione attuale. Tu di quale categoria fai parte? Qualcuno suppone che i primi cristiani si salutassero con Maranatha, che è una parola aramaica suddivisa in tre parti che praticamente significa il Signore viene. Oggi i credenti si salutano con Shalom, perché un po' Israele va di moda. Ma mentre Maranatha aveva l'intenzione di ricordare un evento importante che dobbiamo attendere, che ricorda in qualche modo la precarietà delle nostre attività ed è un richiamo ad essere sempre pronti, i credenti di oggi si salutano con Shalom, che vuol dire pace, salute e prosperità. Questo me la dice lunga su dove sta il nostro cuore. Ma non si può parlare del ritorno di Cristo, perché ci sono tante persone che possono essere interpretate. Infatti, scusate che sono un po' più. Ok, ci sono per tante sfaccettature che possono infastidire alcuni. Millenaristi, amillenaristi. Gesù ritorna prima della grande tribolazione, Gesù ritorna dopo la grande tribolazione. Sarà un rapimento spirituale, sarà un rapimento reale. E se ti azzardi
a parlarne ti rispondono, anche i nostri padri sospettavano che sarebbe tornato da un momento all'altro. O indignati possono dirti, solo il padre sa il giorno e l'ora. Non possiamo fare profezie. Certo che non dobbiamo fare profezie, ma il Signore ci ha anche detto di guardare i tempi ed essere vigilanti. Gesù ha detto, guardate al fico, riconoscete i tempi. L'escatologia a volte sembra che abbia messo il ritorno del Signore in una scatola. Scusate il gioco di parole. Una scatola che viene aperta una volta ogni tanto e dentro ci sono tante regole. E come gli ebrei si erano fatti un'idea tutta loro, sull'arrivo del Messia, di come sarebbe stato, di come sarebbe successo, non hanno riconosciuto l'arrivo del Messia, alcuni sono rimasti molto sorpresi di quanto fosse diverso da come se l'aspettassero. Così credo che anche noi saremo molto sorpresi nel notare che Dio non seguirà le nostre convinzioni sugli ultimi tempi. Io credo che eppure noi proclamiamo la sua venuta ogni domenica con la cena del Signore. E molti credenti, non è che attendono così tanto la sua venuta. Sta scritto in 1 Corinzi 11, 26, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. E invece noi discutiamo sulla forma della Santa Cena. I bicchierini, il calice, il succo d'uva, il vino, ogni domenica, una volta al mese, tutte le volte che ci si incontra. E perdiamo il messaggio che ha questo gesto. Gesù prese il calice, lo benedisse e lo diede loro. È vero, il calice faceva parte della liturgia, della festività, della Pasqua ebraica. Però possiamo vedere anche qualche cos'altro. Quello che noi facciamo ogni domenica potrebbe essere un promemoria, un fidanzamento. A quei tempi, quando un giovanotto sceglieva una sposa, non c'era il fidanzamento come lo intendiamo noi. Lui doveva pagare un caro prezzo per averla. Vi ricorda qualcuno? Il fidanzamento si svolgeva con una cerimonia chiamata Kiddushin, dove lo sposo portava i soldi ed un contratto, versava del vino in un calice e se lei prendeva il calice e beveva, era fatta. Ora lui non gli diceva, ok, andiamo dal rabbi adesso e sposiamoci. No, lui gli diceva, vado a prepararti un posto. Vi ricorda qualcuno? Lui andava, se ne andava alla casa di suo padre, costruiva per lei una stanza nuziale per la loro luna di mele. Suo padre era il giudice e decideva tutte le tempistiche. Se tu chiedevi al giovane sposo, allora a quando il grande giorno? Lui rispondeva, io non lo so, solo mio padre lo sa. Vi ricorda qualcuno? Il giovane sposo ebreo, dopo questo periodo di separazione, veniva in una notte non annunciata. Lei non ne sapeva nulla. Lei aveva idea che sarebbe stato intorno a un anno dal fidanzamento. Lo sposo prendeva con sé i suoi compagni e con delle torce andavano verso la casa della sposa dicendo «Ecco, lo sposo sta arrivando!» Appena lei sentiva questa frase, mandava a chiamare le sue damigelle che le aiutavano a vestirsi e a mettersi in ordine e poi andava a incontrare lo sposo. Lo sposo portava la sposa in una stanza, andavano alla casa del padre, e poi portava la sposa in quella stanza chiamata Huppa, che era la stanza matrimoniale che aveva preparato, dove avrebbero speso 7 giorni. Gesù era un comunicatore, e il suo parlare a volte sembra un po' oscuro a noi, ma Gesù ai suoi tempi usava molto spesso delle similitudini che si sposavano bene con gli usi e i costumi del tempio. La gente capiva esattamente cosa lui stesse dicendo. E quando disse ai suoi discepoli, vado a prepararvi un posto, aveva un senso molto bello,
E scusate la licenza femminile. Romantica. A volte si teme che attendere troppo il ritorno di Cristo possa far perdere la concentrazione sull'importanza di organizzarci a lungo termine. Paolo parla chiaramente ai Tessalonicesi che avevano fatto questo errore, avevano lasciato il lavoro e aspettavano da un momento all'altro il ritorno di Gesù. Gesù disse: andate in tutto il mondo e fate i miei discepoli. È un patto generazionale, è un impegno ministeriale a lungo termine. Però dice di aspettarlo. Come ha detto giustamente qualcuno in questi giorni, dobbiamo trovare un equilibrio. Ci sono stati alcuni uomini che con il loro esempio hanno veramente segnato la mia vita. Quando io ero bambina c'era un vecchio colportore, si chiamava Palmieri, e lui raccontava tante storie dei suoi viaggi. E un giorno raccontava che si trovava in una stazione e stava aspettando un treno. Il capostazione arrivò e disse: sta aspettando il treno per Milano? E lui rispose: veramente, io sto aspettando il ritorno di Cristo, ma se il treno arriva prima prenderò quello. Questo è il giusto atteggiamento, nel servizio ma con l'attesa. Aspetto l'arrivo dello sposo, innamorata dello sposo. Forse se non lo aspettiamo con gioia, forse non siamo innamorati. Forse abbiamo perso il primo amore e qui abbiamo un problema. Nell'amore si trova la chiave, tornare al primo amore. Permettetemi la frase femminile, ma siamo tra donne, siamo la sposa. Sulle ginocchia del cuore, guardando il ritratto del nostro sposo, non possiamo non innamorarci di lui e farci belle con la santificazione nell'attesa del suo arrivo. Agire in comunione con lo Spirito Santo per fare le opere che lui ha precedentemente preparato per noi. E insieme allo Spirito dire: vieni, Signore Gesù. Signore ci benedica.